Australia, ma oggi siamo qua di nuovo in sede alla Tanta Rivieri con molti dei nostri studenti giovani, e questo ci fa piacere, e soprattutto con il teatro della Tanta Rivieri, il teatro delle Stelle Nascenti e il teatro, diciamo, di Rino Pellone. Ma vabbè, insomma, modesto. Ove maior minor cessat, dicevano i latini, insomma, adesso quindi lascio, diciamo, presentare questi, diciamo, spettacoli, possiamo chiamare così. Sono delle scenette che i ragazzi hanno preparato, soltanto che stasera ne faremo soltanto uno con i bambini. Lo spettacolo intero lo facciamo domenica a teatro. È quello che dispiace dire che è stato soltanto su invito. Biglietti non è che abbiamo potuto venire. No, la regina d'Inghilterra aveva deciso di non venire, poi invece se non posto c'era, purtroppo mi dispiace. Ecco. Per cui chi ha preso, diciamo, abbiamo lasciato soltanto 60 posti. E abbiamo lasciato questi posti per i genitori e anche dei ragazzi e dei curricula che più assidui che ci seguono ogni anno. Purtroppo sono finiti i biglietti, alcuni di voi mi hanno chiesto, dice, ci sono ancora posti, mi dispiace, questa volta no, però forse probabilmente a marzo per Carnevale, facciamo per Colors of Italy, faremo lo spettacolo intero alla Laguna Club, per cui c'è l'opportunità di tutti venire, anzi dai, forse sarà pure meglio, perché i cavoli da mangiare, bere, c'è il pane, non è che quando c'è da mangiare e bere, ma là è più, diciamo, più comodo. Va bene, adesso facciamo la scenetta prima, le presentazioni dei certificati? Facciamo la scenetta prima, facciamo entrare i ragazzi che sono già vestiti, sapete, i ragazzi sono molto giovani, quindi è meglio farli sfogare subito e poi dopo. La scenetta che i ragazzi hanno preparato, e voi tutti la conoscete, sono sicuro, della favola Cappuccetto Rosso. Va bene? Però la presentiamo in un modo un po' diverso. Cappuccetto Rosso, questo verrà presentato dai personaggi della favola. Ogni personaggio dirà il suo punto di vista. Cosa è successo quel giorno? Che mi dice, mamma, vestivo bello, grazie a Dio, verità, non c'era mai. Insomma, ogni personaggio dirà qualche cosa, diciamo, di come lui o lei ha visto quel giorno. Bene, allora abbiamo Cappuccetto, abbiamo la nonna. Chi ci sta più? Il cacciatore? Ci sta la mamma, Pippi? No. La mamma non ci sta, è una dimensione. Insomma, vediamo questi tipi, questi personaggi della favola, va bene? Allora, inizierei con un ringraziamento, sì, dai coach. I coach che hanno, per tutti questi mesi, volontariamente hanno ogni seconda domenica hanno, diciamo, ci preparato e facciamo dei laboratori, siamo di un'ora e mezzo alle 4:30 alle 6 con i ragazzi, siamo in tre, sono io, c'è Giuseppe Luna e Fabiana Figoni, che sarebbe poi sarebbe. Comunque, e quindi facciamo un applauso alle Stelle Nascenti e i nomi dei ragazzi, vieni qua. Giuseppe Luna, questo signore qua, lui farà ti devi sedere là, perché casomai i bambini, sai, si toccano tutti. Lo spunto. Vabbè, e chi sono? Elea. Che fa Elea? Cappuccetto Rosso. Beh, appunto Giuseppe, lui ha fatto la regia di questa scena. Allora, Elea e Cappuccetto Rosso. Elea, Cappuccetto Rosso. Rebecca e la nonna. Rebecca la nonna. Alessandro è il lupo. Alessandro il lupo. E Bob è il cacciatore. E Bob il cacciatore. E la mamma è giusta la mamma? No. La mamma è la sua mangiata.
Va bene, allora un applauso. Io sono un bambino molto generoso, poco credente, ma sei curiosa. Chi vuoi? La nonna? La nonna? Me le mangio in un boccone.
Nonna e mamma. Poi mi metto la vestaglia della nonna, mamma. Mi metto nel letto proprio mentre Cappuccetto Rosso sta per entrare a casa. Che fortuna. Due bocconi in un giorno, anzi tre. Sono stanco e mi metto a dormire. Quando mi sveglio ho ancora la pancia gonfia e pesante. Credo di aver mangiato troppo. Adesso vi racconto io come sono andate le cose. Ero andata a caccia e stavo tornando a casa quando mi è venuto in mente di andare a trovare la nonnina che abita da sola in una casa vicino al bosco. Magari mi offre un bel caffè e qualche biscotto che la sua smemorata nipotina importa ogni tanto. Quando arrivo busso alla porta, ma nessuno risponde. Allora la chiamo, nonna, nonna, niente, è un po' sorda. Allora decido di entrare mentre continuo a chiamarla. Nonna, nonna, niente. Anzi, non c'è nessuno in cucina. Allora vado di sopra nella sua camera. Mamma mia che brutta, è cambiata molto la nonna. Ma guardo meglio e chi vedo lì sul letto che è rossa più non posso, con un pancione grosso così? Il lupo! Allora prendo il mio fucile e sparo due colpi. Poi prendo il mio coltello e apro la pancia del lupo. Che puzza! Ma indovinate un po' chi salta fuori? La nonna e Cappuccetto Rosso. Poi prendo dei grossi sassi e li metto nella pancia del lupo. Quando si sveglia crede di aver mangiato troppo. Che ridere! Abbiamo fregato il lupo. Ma scusa, allora chi c'era nel letto quando sono arrivata? La nonna o la mamma? La nonna! De Filippo, il pezzente. Ovviamente gli attori li conoscete, o almeno parte di loro li conoscete, sono Giuseppe Luna, Fabiana Picconi e Rino Perrone. This is the introduction to the drama to play. Questo atto unico che a breve andrete a vedere è stato scritto da Edoardo De Filippo intorno al 1930. Leggendolo oggi, la tematica appare superata, ma questo ci spinge a riflettere su come Edoardo, nelle sue commedie tragicomiche, faceva politica e cultura. Nel Novecento, le donne che si sposavano passavano dalla patria potestà del padre alla patria maritale del marito e non avevano diritto. La legge fu abrogata nel 1975. Edoardo fece riferimento quasi sempre alle donne, siano esse opportuniste o costrette dalle circostanze. Nelle sue commedie scrisse le donne falsamente casalinghe, scrisse di donne casalinghe, di mogli, di sorelle, di figlie, di serve e di amanti, dandogli alfine un ruolo determinante nella commedia stessa. Per me mi sa che ti ho già visto. Pure io. Vieni qua, possiamo parlare tranquillamente. Ecco, hai due ospiti. Pippo, dimmi. Ciao miseria. Come sto? Sono pure detenzionato! Sto bene! Non ho più di già quattro volte! Si fa pensare veramente bene! Ti invidio! Ah, meno male! Ti giuro che ti invidio!
Ma ti ricordi quando io pure volevo fare l'artista? Eh sì, hai ragione, il nostro è uno strumento mestieraccio. Poi mi dimenticavo tutte le frasi e ho smesso. Ma tu! Il teatro mi piaceva assai. Mi piaceva. Questo non significa niente. La vocazione per il vero teatro. Bisogna sentirla nel sangue, bimbo mio. Il vero teatro? Sì. È questa nostra vita. Questo nostro cosiddetto soggiorno sulla terra. Stava a sentire, dimmi. Mi hanno detto che sei un portento nel saperti trasformare, è vero? Te l'hanno detto. Non mi ricordo chi. Il trucco, esci. Io sono il re del trucco. Guarda, io posso diventare alto, basso, magro, grasso, affascinante, proprio brutto. Ma che devo dire? Sì, guarda, se si avvicina a te una vecchia signora, sta bene, guarda, quella vecchia signora potrei essere io. Ma questo quando reciti? Ma lo faresti in un pubblico ritrovo? Te ne andresti per esempio in mezzo alla strada travestito da guardiano notturno, da giovane donna, da vecchio generale a riposo o che so io? Perché non l'ho fatto. Sei andato per la strada travestita e truccato? Quando noi voglio evitare di filmare gli autografi, sai che quando non voglio essere notato, la notorietà mi ammaruga, mi soffoca. Ma allora... E allora lì? Aiutami! In che senso? Mia moglie ha perso la testa per un ragazzo. Vuole partire domani per l'Inghilterra con lui. Mi pianta! Mamma Rogan, ma la dobbiamo fermare! No! La dobbiamo aiutare a partire! Non capisco. Io e mia moglie già da qualche anno viviamo separati. Sì. Lei si fa i fatti suoi, io i miei. Bene. È inutile dirti che per me va benissimo, eh? Ogni fine mese ricevo un aiuto. Insomma, mi mantiene. È ricca. È ricchissima. È quello che ci ha trovato il ragazzo. E perciò a suo tempo me la sposai io. Insomma, cosa... La difficoltà, c'è una difficoltà. C'è una difficoltà. E non ti preoccupare, perché io sono sicuro che lei ti continuerà a mantenerti come ha fatto fino a questo momento. No, la difficoltà c'è. E qual è? È che per andare in Inghilterra, sì, la signora ha bisogno della mia firma sul passaporto. Ah, ecco. Il suo passaporto con la mia autorizzazione, eccolo qua. Tutto in regola e con la mia firma. Sì. Ma quando questa benedetta donna se ne sarà andata all'estero, l'aiuto, l'ossigeno, la canfora, mi viene a mancare. Vorrei chiudere. Come sai? Una liquidazione, una somma straccio, capisci? Veramente. Ma vorrei salvare. Spiega di me. Vorrei salvare la faccia. Sì. Io ho chiesto mezzo milione. Ah, la cifra è grossa. È abbastanza. Vorrei darle l'impressione di avergliela chiesta per rispetto, per ripicca. Ah. E non per. Come si dice? Per. Estorsione. Sì, prezza poco. Da pure, mi pare presta assai. 10 milioni. È tardi. Devo portare il passaporto a mia moglie. Sì, sì. Tra un'ora tengo l'appuntamento con lei. Sì. In quanto tempo riesci a truccarti, a trasformarti? Non saprei. In un'ora riusciresti a diventare un'altra persona? Ma come lo faccio? Sono il re del trucco. Io mi passo mezz'ora, passo il tempo che arrivo a casa e torno. Ho bisogno di un pezzente. Pezzente? Di un vecchio mendicante. Un vecchio lacero e malato. Oh. Uno straccione di passaggio. Andiamo. Io ho l'appuntamento con mia moglie e tu a casa a truccarti. Ma... Il tempo c'è, l'appuntamento ce l'ho qua, a due passi. Ma io non ho capito bene, spiegati meglio, che devo fare? Ti nascondi. Ti darò una parola d'ordine. Qual è? Quando sentirai, parti pure, traditrice, e sii felice. Ah, sì. Farai la tua apparizione. Va bene, sì. Fallo, sì. Ti darò il 10%. No, ma io dicevo... Il 20%. Ma poco, tra mezz'ora, poi la mia gente andrà qua. Grazie.
Tu vorresti vendermi le braghe di Mustafà per il mantello dello scià di Persia. Lo sai cosa ti dico? Sei un buffone. Continua a disprezzarmi, Gilda. Non sei paga ad avermi ridotto ad uno straccio d'uomo, Gilda. Ma come? Ti chiedo se sono arrivata puntuale, se tu sei dispiaciuto e tu mi rispondi di sì. Ma non lo vedi? Sei un ipocrita. Sì, sì, ti rispondo di sì, insisto. Se hai accettato il mio ricatto, se ricatto si può chiamare. Ma povero angelo di uomo, povero amore della casa. Gli vogliamo dare un altro nome? Lo vogliamo chiamare Maschio Angioino, il Colosseo, la Reggia di Caserta, Orfante. Tra poco ti dimostrerò se sono o non sono un buffone, ipocrita, ricattatore. Per ora andiamo avanti. Se hai accettato il mio, chiamiamolo Maschio Angioino, Colosseo o Reggia di Caserta. L'hai fatto perché non vedi l'ora di andartene all'estero con il tuo amore, Gilda! Questa è molto carina. Sì, sì. Adesso tu vorresti dirmi che sei anche addolorato, dispiaciuto. Sì, sì. Certo. Io ci credo. Carina questa. Distrutto. Ma ho deciso di non allontanare da me l'amaro calice. Hai portato i soldi? E tu hai portato il passaporto? Eccolo. Tutto in ordine? Con l'autorizzazione per la tua uscita dall'Italia firmata da me. Ah, tutto a posto? Tutto. Benissimo, fammi controllare. Leggi. Vieni. Questa è la somma. Un momento. C'è? Posso controllare? Tutto in ordine, non ti preoccupare. 50 biglietti da 10.000. Ecco, tieni. Questo il tuo ricatto, prendi straccione e ti dico addio! Un momento! Che c'è? Il momento della verità. Solo per vederti, solo per avere l'opportunità di incontrarti, ho fatto ricorso finora all'umiliante stratagemma di chiederti denaro. Posso assicurarti però che di quelle somme che durante i 3 anni di durissimo esilio, che in questo stesso punto mi furono da te consegnate, mai un soldo rimase nelle tasche del sottoscritto. Tu saresti capace di vendermi il milite ignoto per la scarpetta di Cenerentola. Ma smettila, buffone! Beneficenza. Ecco come ho speso i tuoi denari. In beneficenza. Un caso pietoso. La mano benefica di questo furfante si apriva e versava. Una famiglia sul lastrico. Pronto intervento di Arturo. Gli ospizi dei poveri, gli riformatori, gli ospedali, i penitenziari, la casa dello spugnizzo, la casa del cane, la protezione animali, le opere assistenziali, la casa di riposo degli artisti. Tutti conobbero la mano benefica che veglia vigile su di loro. Hai dimenticato i bordelli. Buffone! Non un soldo di questa somma cadrà in una delle mie tasche. Senti, facciamo una bella cosa. Tienili. Goditeli, non me ne importa niente. Goditi la vita con questi ultimi, ricordati, ultimi soldi, perché io finalmente avrò la mia vita, la mia pace, la mia libertà con il mio ragazzo. Addio. Non un soldo di questa somma cadrà in una delle mie tasche. Ha! Parti pure, traditrice, e sii felice. Sì, 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 addio. Fermati, buon uomo. La miseria per te è finita. No. Questi soldi mi bruciano le mani. Non un soldo di questa vergogna cadrà mai in una delle mie tasche. Prendi, buon uomo. Prendi e scappa.
esasperato. Allora? Allora? Allora avrai finalmente capito che questa pasta d'uomo è la stessa di quella che sposasti 4 anni fa. Ed è la stessa che abbandoni in questo momento, Gilda. Addio! Parti pure, traditrice, e sii felice! Fatele una elemosina un po' vizzente! Fatele l'elemosina! Io pane! Mi chiedo solo del pane! Ferma, fermate il paralitico! Guarda che una volta valevo, non mi ricordate. Insomma, grazie per essere stati così gentili ad ascoltarci questa sera. Sì, no, grazie. Veramente. No, veramente ci sono da fare dei ringrazi. Innanzitutto c'è da dire che la Dante, come sapete, non finisce qua. E inizieremo il prossimo anno da fine febbraio con i nostri eventi culturali. Mi raccomando, sul nostro sito, su Facebook, potete vedere il calendario, il nuovo calendario degli eventi. Ci saranno cose nuove. Posso già anticipare che gli eventi non saranno soltanto l'ultimo venerdì del mese, ma ci saranno anche altri eventi e altri nuovi corsi, compreso il corso, tra l'altro, di teatro nuovo della Dante e anche del cinema, un corso di cinema. Diciamo, più che altro, sarà un importante incontro con il professor Fernando Morta che sta qui, che presenterà dei film italiani molto molto belli ma poco conosciuti, e quindi sarà un piacere sicuramente per tutti noi ascoltarlo e vedere questi magnifici film che ci proporrà. E detto questo, io devo ringraziare, perché tutto l'anno effettivamente c'è la signora Angela Franchini che ci ha fatto gli arancini, quindi la volevo ringraziare. Salvatore San Giacomo ci ha donato dei libri, sì. Perché la novità è che abbiamo allestito una biblioteca della Dante Alighieri, adesso abbastanza fornita, e quindi, anzi, se avete un appello faccio, se avete dei libri che non leggete più e che, insomma, volete donare alla Dante, ecco, siamo veramente molto felici. La biblioteca è ovviamente dall'entrata dove c'è la segreteria, e tutti voi membri della Dante ne potete usufruire. Quindi, che dire, grazie ancora per... Mi sembra che abbiamo dimenticato una persona. No, io l'ho scritto. Tu me l'hai scritto. Erano tre. Qual era la terza? Non mi ricordo. Fabiano, ce ne erano altri. Libri soltanto per gli arancini. Le due cose più importanti, no? I libri e gli arancini. Buon appetito e possiamo mangiare, ma va a cagnare.